Senti, io ho rivisto il film con il pubblico e sono rimasto sconvolto per la tua forza e il tuo coraggio. Per questo secondo me tu meritavi l'Oscar, al di là della concorrenza incredibile che c'era, perché ti sei trovato insieme a due film che erano candidati come miglior film in assoluto, un altro film, Perfect Days di Wim Wenders, che è un film straordinario. Cioè, era impossibile, anche perché tu fai cosa... Non era impossibile, era possibile, soltanto che purtroppo la campagna per gli Oscar è una campagna che, come le campagne elettorali, hanno bisogno di un grande dietro, un distributore americano importante che sa come si fa la campagna, che investe e ti dice le cose da fare. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, ma non avevamo nessuno che ci diceva le cose fondamentali da fare. Per esempio, nessuno ci ha detto che il film poteva concorrere su tutte le categorie. Quindi noi non ci siamo iscritti. Ma penso. Quindi e tante persone che ho incontrato lì a Los Angeles, a Hollywood, dicevano: ma com'è possibile che l'attore non sia tra i 5 migliori attori per l'Oscar? Effettivamente Segù ha fatto un'interpretazione straordinaria. Quindi questa credo sia la prima cosa fondamentale, che diciamo è una gara dove non tutti partono dalla stessa posizione, dipende da chi hai dietro che ti sostiene, e soprattutto anche nel caso poi specifico c'è un'altra cosa che va detta, che oltre al fatto che loro hanno corso su tutte le categorie, quindi dando molta più visibilità al film. Quando si corre solo per film internazionale, in tutta la prima fase si corre solo su 1000 che votano, ma le persone che votano per l'Oscar sono oltre 10.000. Quando invece corri su tutte le categorie sin dall'inizio, tu arrivi a tutte 10.000. E quindi quando arrivi poi tra i 5 a votare non sono solo i 1000. Se fossero stati rimasti solo i 1000, probabilmente oggi noi avremmo avuto molte più chance. Nell'ultima fase a votare sono 10.000, quindi tu in realtà scopri, purtroppo tutte cose che io ho scoperto dopo, infatti era molto frustrante, scopri che tu l'Oscar lo vinci già da mesi prima, correndo su tutte le categorie per far vedere il film a tutti e 10.000 i voters. La cosa più difficile è cercare di far vedere il film, questa diciamo è la cosa più difficile. E poi una volta che riesci a far vedere il film, a quel punto conta il film, ci sono film che piacciono di più, film che piacciono di meno, però il film è stato amato tanto, se siamo riusciti ad arrivare tra i 5 senza nessuno è proprio perché il film era potente ed aveva una grande forza. Questo è anche un po' il rammarico, perché avevamo tutte le carte in regola, però è un film strano, un film che tanti festival l'hanno rifiutato, tanti distributori grandi americani hanno rifiutato, e quindi nonostante insomma, veniva rifiutato, al tempo stesso però il film aveva una sua forza e rientrava da altre parti, quindi non lo prendevano, però poi rientrava e riusciva poi, grazie appunto, come dicevo prima, alla forza di arrivare nei 5, nei 6 al Golden Globe e nei 5 all'Oscar, e quindi il film ha avuto secondo me ancora più meriti proprio per questo, perché non aveva... E poi dicevo prima, c'è un'altra cosa che molti non sanno, che gli inglesi hanno 900 persone, più di 900 persone che votano per l'Oscar, e di solito il film inglese, essendo in lingua inglese, non partecipa al film internazionale, mentre i film italiani, gli italiani che votano per l'Oscar sono poco più di 100, quindi tu parti già
diciamo, con 800 voti di differenza, tra l'altro. Quindi insomma c'è un insieme di fattori che... Però la cosa penso più bella, più importante di tutte è che il film, ogni volta che lo proiettavamo, ogni volta che facevamo le proiezioni, riceveva sempre una standing ovation, soprattutto di solito non dicevo al pubblico che sarebbe poi arrivato l'attore protagonista, quindi poi alla fine, dopo il primo piano finale, entrava in scena Sei Tu, come se fosse uscito fuori dallo schermo, e c'era sempre insomma tutto il pubblico che così aveva un'accoglienza non così calorosa come la vostra, ma insomma.